Sono oltre 10 anni che ho l'onore e l'onere di essere presidente di questa squadra, dove a mio parere, ripeto, nella media abbiamo fatto 2 finali e 5 semifinali, quindi per un totale di 7, quindi 5 più 2 perché nelle 2 finali ci stanno anche le semifinali, quindi se no sono 7 finali. Prima di questi 2 anni, soltanto per 2 stagioni, non abbiamo partecipato ai playoff e quindi tutto sommato un cammino assolutamente accettabile nelle difficoltà che, ripeto, si incontrano purtroppo a Roma nel voler fare basket ad alto livello. Come sapete, sono in corso in questi giorni scelte a livello di Lega che sono importanti, si è alla ricerca del presidente della nuova struttura di Lega, ci sono ancora opinioni che andremo a confrontarci domani, se si riusciranno a trovare posizioni comuni sulla situazione, ma io credo che questo sarebbe comunque è importante arrivare a una definizione perché si deve ricominciare un confronto con la federazione che secondo me è molto importante. La federazione deve anche valutare il momento particolare del basket, secondo me ci sarebbero tante proposte da fare e da condividere con la federazione per cercare di anche limitare i costi che le società annualmente sopportano e che in budget che sono ormai non più come quelli di diciamo 7-8 anni fa, diventano voci di costo anche abbastanza importanti. Capitolo Siena, soltanto per dire che noi fino ad oggi non abbiamo mai fatto nessuna azione per la richiesta della rivalutazione dell'assegnazione dello scudetto lo scorso anno, però credo che in questo momento stiamo facendo questa valutazione, quindi non escludo che si possa anche da parte nostra avanzare una proposta per la rivalutazione di quel titolo.